Pronto? Sì, Cueca parla. Radio 2, buongiorno. Baldini, si ricorda? Io sì. Ci sono. Ma purtroppo noto con un certo rammarico che ci siete anche voi. Ma perché vi ostinate a sottopormi, insomma, questo martirio telefonico? Dire che siete una calamità è un eufemismo. Vabbè, adesso... Siete fastidiosi e molesti, siete praticamente come una taddarita nelle mutande. Cioè, maestro, cos'è una taddarita, scusi? Ma non lo sai? Nell'idioma siculo con la parola taddarita si indica il pipistrello. Voi avete mai provato ad avere un pipistrello nelle mutande? No, maestro, ecco, è una cosa fastidiosa, credetemi. Sì, vabbè, non intendevamo disturbarla noi. Ma certo, nella sventura non ti colga sgomento. Che per te non sorga il giorno, partito, che alla tua gioia sia convenzo di dolore. A quante volte un malefico vento ti colse, ma il soave profumo risaturò subito l'aria. Il nembo, maestro. Sai cos'è il nembo? No, maestro. Il nembo spesso sovrastò minaccioso, sì, ma fu disperso prima che dal grembo oscuro si scatenasse orribile tempesta. Ok, ma maestro, sì? Ecco, dicevo, non intendevamo disturbarla noi. Ah, non volevate? No. Non intendevate? No. Ah, ho capito. Allora sapete che vi dico? Vi invito a intraprendere la lunga rotta attraverso il ristretto passaggio che conduce un individuo nel ventre sino alle viscere, sfidando le miscele gassose che ivi albergano. Scusi, maestro, ma non ho capito. Ecco, andate a fare in culo. Bene, ora abbiamo capito, grazie. È un concetto semplice. È semplice, va, non è che è difficile. Sì, ho capito, maestro. Da capire. Non volevamo distrarla dalla sua attività. Cosa stava facendo, scusi? Niente, io e Scalambro stavamo tentando di battere il record di apnea usando la meditazione yoga. Ah, ho capito. Pensate che il maestro Scalambro, mentre vi parlo, è ancora immerso nella vasca per l'irrigazione degli agrumeti. E sai che cosa fa per stare fermo a fondo? No. Si è abbracciato ad un bronzo di Riace. Senta, maestro, ci racconta qualcosa di divertente, so, aneddoti della sua vita, qualcosa. Sinceramente, che... io non mi ricordo nulla di divertente nella mia vita. Vabbè, non lo so. Non lo so, io, ci devo pensare. Beh, a parte quella volta che durante un picnic nel deserto dei Gobi io e Scalambro fummo aggrediti da un cammello mongolo a pelo lungo. Da... Beh, insomma, cosa c'è di divertente nell'essere aggrediti da un cammello mongolo? Nulla, però è la cosa più dilettevole che ci sia mai capitata. Ma per fortuna che il cammello mongolo non morde. Ah, non morde? Cosa fa, scusi? Sputa. Sputa degli sgracchi gialli e gelati. Che schifo. Buon appetito a tutti quelli. E gelatinosi. Sì. Grossi come una melanzana tunisina. Incredibile. Pensa, sono così densi che rimbalzano e se ti colpiscono ti lasciano addirittura il livido. E voi che avete fatto in quel frangente? Io i sputi li ho evitati. Scalambro invece ci ha fatto una frittata. Ma che schifo. Era meravigliosa. È uno schifo, maestro. Gigas, gigantos. Che è sta roba? Un attimo, è Manlio che mi parla in greco. Agatos, agate, agaton. E poi dopo? Megas, megare, mega. Che... E poi dimmi ancora qualcosa. Osmenenta, cateole. Che ha detto, scusi? Ha ragione, asciugati che andiamo, va? Ci vuole, proprio dopo una faticata del genere, sai che dobbiamo fare adesso? Sì. Dobbiamo ritembrarci. Oh, sì. Dare giovamento alle nostre membra e al nostro spirito. Sì. Dobbiamo spingere sul binario del piacere la nostra anima e il nostro corpo in un connubio di ascetismo e trascendenza. Scusi, maestro, ma non ho capito. Dove dovete andare? A Mignotte. Ah, maestro. Arrivederci, maestro. Arrivederci. Un oceano di silenzio scorre lento. È ripartito un'altra volta. Maestro, cosa che avrei visto nel mondo di quella luce che illumina il mio.